Il paradiso, spoiler al 14.04, Marcello e vicini, Maria capisce di amare la mantia. Interessanti novità arrivano dalle nuove puntate del Paradiso delle Signore in programma dal 10 al 14 aprile su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in un grande magazzino di Milano rivelano che Marcello Barbieri e Ludovica Brancia torneranno ad essere complici. Maria Puglisi, invece, capirà di amare profondamente Vito Lamantia. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore riguardanti le nuove puntate in programma dal 10 al 14 aprile in prima visione TV svelano che Tancredi accuserà un malore, tanto da essere trasportato in ospedale da suo fratello. Problemi di salute che desteranno la preoccupazione di Marco, che incoraggerà l'uomo a raccontare tutta la verità a Matilde. Una situazione difficile che porterà Gemma ad avvicinarsi sempre di più al giornalista, tornato da poco a Milano. Intanto, arriverà la notizia della nascita della figlia di Tina, Neva Leone. Salvatore a questo punto festeggerà l'arrivo della prima nipotina in caffetteria. Alfredo, invece, apparirà curioso di sapere cosa pensa Clara del suo pretendente. Ludovica, Giulia Arena, restituirà alcuni oggetti a Marcello, Pietro Mosotti. I due sembreranno ritrovare l'armonia di un tempo dopo essersi lasciati trascinare dai ricordi. Nelle nuove puntate dal 10 al 14 aprile del Paradiso, Matilde ripenserà con Vittorio, Alessandro Tersigni, a quando la fabbrica di famiglia venne distrutta dalle fiamme durante la notte. In questo frangente, Marco si domanderà per quale ragione Tancredi non si dia pace per quanto successo all'azienda. Il giornalista temerà che il fratello maggiore sia coinvolto nel rogo. Per questo motivo, il ragazzo telefonerà al maggiordomo che lavorava in quella villa per sentire la sua versione. L'ex fidanzato di Stefania così farà una scoperta inquietante. Appresa la verità, Marco minaccerà Tancredi di rivelare ogni dettaglio dell'incendio a Matilde. L'uomo apparirà talmente con le spalle al muro da non sapere come ribaltare la storia a suo favore. Allo stesso tempo, Vito deciderà di licenziarsi dal grande magazzino non essendo riuscito a riconquistare Maria. Francesco, a questo punto, ne approfitterà per farsi avanti con la ricamatrice se Salvatore e Palma non provassero a fargli cambiare idea. Rizzo, a questo punto, avvertirà la siciliana che il suo ex fidanzato ha intenzione di raggiungere l'Australia. Alla fine, la Puglisi capirà di essere innamorata di Lamantia, tanto da convincerlo a rimanere a Milano insieme a lei. Gianta și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.